Matilde. Noi non ci trasferiamo da qui. Non devi avere alcun timore. Un'idea insensata, trasferirsi. Non molleremo questo posto, no! Questa vista magnifica, con l'ascensore, no! Una vecchia casa, in fondo è un vantaggio. Non ci si accorge più che si deteriora. Noi non siamo mai stati disonesti, non è vero, maghi? Oh, piccoli inganni, ma mai disonestà, no, disonestà mai. Ma Robert, l'attore che attirava l'attenzione su di sé più per i suoi malanni che per la sua bravura, io posso ascoltare Schindler per ore, lui si annoia. D'altro canto però mi piace il suo tasso. Sì. In un certo senso la sua crisi. Di colpo. Mi mancò il respiro. Il tempo. Volevo diventare filosofo. Non romanziere. Filosofia. Ma una descrizione. Solo ciò che elabora il cervello, incorruttibile, incommensurabile. Un uomo di mente, non un monaco, una celebrità dello spirito. In un certo senso, gli attori sono degli idioti, anche i più grandi, anche i più famosi. Senza eccezione, scelgono sempre la strada più facile, brillante, dice la gente, brillante. Ma è puro dilettantismo. Vivono attorniati dal cattivo gusto, presunzione, superficialità. Ma il proprio è amichevole con imparare a memoria frasi senza fine. Che lui però non ha affatto capito. Gli ho chiesto d'un tratto cosa fosse quello che aveva appena declamato. Non era capace di darmi una risposta. Loro non sanno quello che dicono. Quel 130° verso di Goethe, che cosa significa in rapporto al 47° precedente? Ah! La cosa lo mise maledettamente in imbarazzo. Io tenni per aria 23 piatti in una volta. Lei affermò che Maggi era cieco da un occhio. Sul serio? Lo aveva provato. Un bambino di 3 anni di Modena ha mangiato tanta marmellata di arance che è morto. Cieco. Da un occhio. Maggi. Follia. Maggi cieco da un occhio. Dall'occhio sinistro. Ne ebbe la dimostrazione. Lo provò. Oh, la prova! E disse di avere la prova. E come? Avere escogitato qualcosa. Escogitato! Pazza! La prova. Tra me e te c'è la cortina di ferro. Entrò di filato nel ristorante, sì. Quello dietro il muro del cimitero. Ma soffocò il suo appetito. Parlò di Shaliapin. Volga, Volga! Shaliapin! Matilde mi faceva gli impacchi freddi. Was es uns verspricht, was es uns verspricht, hält vielleicht der Augenblick. Denke
großes, großes Glück. Das ist das große Glück, so selten gibt, was es uns verspricht, hält es meistens nicht und wir bleiben arm zu. Kleine Glück, das kleine Glück. Molto confortevole qui da te, sì, molto confortevole. Casa mia non è così confortevole. Tu non hai mai pensato al matrimonio, neanche una volta legarti con qualcuno, neanche una volta legarti. Probabilmente ti saresti risparmiato tutte quelle malattie se ti fossi sposato. Non interessarsi minimamente del resto del mondo, dell'universo. Diciamo così, noi dobbiamo resistere. Reggere tutto solo col pensiero e distruggere, polverizzare. Mi manca la forza di resistere. Troppa confusione. Sempre pensato a te. Amico. Emulato. Matilde, sì. Adesso ci manca.